Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non mi vedrete un po' pippante come sempre, del tipo eia, 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 perché mi rode sinceramente un po' il culo. Mi rode il culo perché il Napoli ha pareggiato 0-0 in casa della Dinamo Kiev, e soprattutto mi rode il culo perché il Napoli sta buttando nel cesso una qualificazione che poteva prendere, ragazzi, prendere dopo 2 giornate. Cioè, dopo 2 giornate si parlava di Napoli primo. Dopo 2 giornate, guardando la terza, dicevano se le altre due pareggiano e il Napoli vince contro il Besiktas in casa, tutt'altro che impossibile. Il Napoli passa primo dopo 3 giornate ed entra nella storia. Dopo la terza giornata c'è stata la quarta, dopo la quarta giornata c'è stata la quinta. E ora il Napoli, se perde in casa del Benfica, al 95% è fuori. Il Napoli andrà a giocare in casa del Benfica. La situazione si complica. Il Napoli si fa complicare la situazione. E ovviamente a me mi rode il culo. Io tifo l'italiano in Europa, a me mi rode veramente il culo. Il Napoli, ragazzi, più che altro oggi non è che puoi dire quella si è mangiata il gol, quell'altro non ha fatto bene. Ho veramente pochissimo da imputare perché Sarri ha voluto dimostrare che lui può mettere in campo anche gli altri, cioè non c'è bisogno sempre di giocare con Jorginho e Alan. Infatti ha schierato Zielinski e Diawara, e per questo, diciamo, questa giornata lo stimo perché comunque ha avuto le palle di provarci. Ed è giusto così perché Jorginho stava facendo cagare. Però diciamo che il gioco, ragazzi, di Sarri è troppo improntato verso una punta e la società Napoli ha sbagliato quando non ha preso un sostituto di Milik, perché tu sai benissimo che Gabbiadini non è una prima punta, lo sapevi benissimo. È come dici, magari se la Roma gli si rompe, parte vedi, se la Roma gli si rompe Dzeko, noi abbiamo Perotti, però Perotti per noi va bene perché comunque Spalletti gioca con il trequartista, cioè con il falso 9, e va benissimo. Per il Napoli, che il gioco di Sarri ha bisogno per forza di una punta. Sapevi che Gabbiadini non è una punta? Sapevi che può succedere qualunque cosa? Ora sono stati sfigati, lo ammetto che Milik si è rotto. Però scusate, ma quando cavolo lo compri un panchinaro? Ma non dico che deve essere un Gesù, uno forte. Deve essere, ma tipo, esempio, Duvan Zapata, perché non lo hanno mai richiamato? Perché, ragazzi, il gioco di Sarri prevede una punta alta, un fisicaccio che protegge il pallone, fa salire la squadra, fa le sponde e il Napoli gioca in avanti. Questo non accade più perché il Napoli non ha più il giocatore che fa la sponda, il giocatore che fa salire la squadra. E questa è una cosa grave, ragazzi, è una cosa molto grave. Comunque, niente, ora non è nulla buttato nel cesso. Il Napoli ad oggi è ancora primo, 8 punti, madonna, 8 punti, insieme al Benfica, che ha fatto un 3-3 clamoroso. Pure il Benfica ha buttato nel cesso una qualificazione, ma vabbè. Il Napoli sta a pari punti col Benfica, 8 punti, mentre sotto c'è il Beşiktaş a 7. Questa situazione è difficile perché, ok, il Beşiktaş non è detto che vinca a Kiev, però bisogna dire anche che la Dinamo Kiev è inferiore tatticamente, tecnicamente, sotto tutti i punti di vista al Beşiktaş. È vero che si gioca a Kiev, ma la Dinamo non ha nulla da chiedere, non può più nemmeno arrivare al terzo posto. Quindi il Napoli si dovrà sudare la qualificazione a Benfica. Però, ragazzi, che vi posso dire? Le ossa si fanno così. Qualcuno mi ha scritto anche sotto Facebook: se tu non approfitti, hanno buttato troppi match point. Troppi match point. Adesso devono dimostrare che hanno sbagliato e questa situazione ne escono loro. Io spero che ne escano perché veramente buttare nel cesso una qualificazione per un'italiana mi ci rode veramente tantissimo il fegato. Detto questo, non so che dirvi, ragazzi. Il Besiktas non ha fatto nulla, veramente zero, zero proprio, zero spaccato. Però comunque il Napoli nemmeno ha creato molto, qualche azione l'ha avuta, ma non è che abbia fatto sto gran gioco. E niente, ora speriamo bene che riesca ad andare in casa del Benfica e riesca a portare a casa, non dico il risultato, ma un pareggio. Però almeno devi andare per vincere, perché se tu vai per pareggiare ne prendi 3 e esci, e la Champions, ragazzi, è infame. Se il Napoli esce con sto girone, dopo che gli sono capitate queste squadre, che ok, non è che sono il Legia Varsavia tutte e tre, però comunque per il girone che gli poteva capitare che è andata benissimo, il Napoli deve mettersela con l'uccello d'acciaio. Con l'uccello d'acciaio, scusate, ho fatto il video cago, ma me ne sono reso conto troppo tardi, vabbè, chiedo perdono, scusate per la maleducazione. Devo andare lì con l'uccello d'acciaio e distruggere il Benfica, perché è nelle loro corde, perché può farlo e perché tutti i tifosi che lo hanno seguito, eccetera, eccetera, meritano la qualificazione e basta illusioni. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qua. Sono amareggiato perché non si può buttare una qualificazione. Speriamo che questo non avvenga. Io vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto, lasciate un piace. Se vi ho fatto cagare un dislike. Se volete anche il recap di tutte le squadre che giocheranno domani in Europa, cioè oggi in realtà in Europa League, vi chiedo 2000 like in questo video. Io vi ringrazio per la visione. Boscia la lalla e ci vediamo ad un prossimo video.